Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. Lo avete sentito dai titoli alle 18.30 di quest'oggi al porto di Taranto è previsto un nuovo sbarco di profughi. A bordo della fregata Bergamini della Marina Militare Italiana arriveranno a Taranto altri 294 immigrati eritrei, di cui 194 uomini, 52 donne e 48 minori. In prefettura a Taranto in mattinata è tornata a riunirsi l'unità di crisi. Allora sentiamo il vice sindaco Lo Noce. Vice Sindaco, poco fa è terminata una nuova riunione in prefettura dell'unità di crisi istituita proprio per fronteggiare questa nuova emergenza. Oggi a Taranto un nuovo sbarco, arrivano 294 migranti. Ecco, qual è la situazione attuale che si registra a Taranto su questo fronte? Li verranno collocati nelle stesse sedi che noi abbiamo già predisposto, più altre persone verranno trasferite a Martina Franca. Chiaramente noi attrezzeremo il tutto con pugni dell'AMAT, con i pasti, con l'acqua, con le ciabatte per le persone che non hanno le ciabatte, perché ci sono persone che sono senza scarpe, invece altre persone che ce l'hanno. Quindi c'è un coordinamento da parte di tutti in modo tale che le cose vanno con un esito positivo. Vice Sindaco, qual è la situazione che si registra allo stato attuale nei centri di accoglienza istituiti a Taranto e nei comuni della provincia? Ma fino a questo momento è tutto nella normalità, infatti noi anche questa mattina andremo con la dottoressa Trematerra a fare un giro di perlustrazione dei siti in modo tale di vedere la vivibilità da parte di queste persone. Quindi chiaramente c'è un lavoro di squadra, un lavoro sinergico tra associazioni, vigili urbani, AMIU, Polizia di Stato, Carabinieri, cioè in pratica c'è veramente un ottimo ed eccellente lavoro di squadra. Ecco, lei ha già fatto appello alla sensibilità dei cittadini che stanno partecipando a questa gara di solidarietà che è scattata a Taranto già all'arrivo della prima nave che fu l'Aliseo a fine maggio. Ecco, c'è qualcosa di cui c'è davvero bisogno? Perché sui social network si stanno rincorrendo appelli alla solidarietà. Ecco, di cosa c'è bisogno nei centri di raccolta? Il centro di raccolta, lo ricordiamo, è al Pala Ricciardi. Ma guardi, ancora una volta le devo dire grazie a tutti i tarantini. Ho visto con i miei occhi proprio all'interno delle strutture venire mamme con bambini a portare indumenti, a portare scarpe, a portare giocattoli, a portare anche biscotti e qualsiasi altro tipo di genere alimentare. Comunque è chiaro che quando arrivano delle cose vengono distribuite dove ci sono queste persone che ne hanno bisogno, e quindi ancora una volta grazie a tutti per quelli che collaborano. Ecco, assessore, ci sono state polemiche. Taranto è stata tacciata di inciviltà, di mancata organizzazione, di mancanza di organizzazione. Che cosa risponde in merito a queste Ma polemiche? guarda, io non vorrei entrare proprio in polemica, io dico solo una cosa: bisogna aiutare questa gente che viene dalla Siria, viene in una situazione sgradevole, nel senso che c'è guerra, quindi scappano per non essere uccisi. Quindi bisogna dare una mano veramente, a questa gente disperata. E noi Taranto stiamo aiutando, come stanno aiutando anche altre città in Italia. E intanto l'onorevole Gianfranco Chiarelli esprime apprezzamento per l'impegno profuso tra i vari enti coinvolti, coordinati dalla Prefettura. La provincia di Taranto, si legge nella nota, nel suo insieme di riferimenti istituzionali, cittadinanza, associazionismo, sta dando prova in questi giorni di grande disponibilità, capacità di accoglienza, solidarietà ed efficienza. Oltre 2.500 migranti ricevuti nell'arco di 48 ore, assistiti nel modo migliore che un territorio non attrezzato per simili emergenze potesse garantire. E ancora nel pomeriggio di ieri al porto di Taranto erano giunti altri 1.027 profughi a bordo di nave San Giorgio. Questa mattina ci siamo recati nel centro di accoglienza allestito al Pala Ricciardi.
Ex palestra della scuola Ricciardi, prima notte per i profughi qui a Taranto, una notte che tutto sommato è trascorsa in maniera tranquilla. Al momento sono rimasti circa un centinaio di immigrati. Ora parliamo proprio un po' di come è andata questa notte, di come si stanno vivendo queste prime giornate qui alla palestra Ricciardi. Good morning, where do you come from? Da dove vieni? Good morning, we are coming from Syria. Viene dalla Siria. How many days are you here? Da quanti giorni stai qui? In the journey, 6 days in the sea. And now we have a first day in Toronto. Da 6 giorni e praticamente sta navigando per 6 giorni ha navigato per mare e questa è la prima notte a Taranto. Did you sleep well this night? Yes, yes, yes. There are bugs, ci sono zanzare. Little bugs in but for kids. Cioè, ci sono state un po' di zanzare, ma il disagio è comprensibile. Do you like Taranto? Do you like Italy? Do you like Italy? Ti piace l'Italia, Taranto e gli italiani? All thanks for the people of Italy. All thanks for the help Italy to people of Syria. Ringrazio in pratica per la solidarietà, per l'aiuto. Good luck. Thank buona fortuna. And do you come from Pakistan? Tu provieni dal Pakistan? Yeah, I came from Pakistan. And how many children are here? Quanti bambini ci sono qui? Yeah, maximum 50 children. Circa 50 bambini. E siamo ora con un rappresentante della protezione civile di Lizzano, i Delfini Ionici. Ecco, come vi state organizzando, con che animo state vivendo questa esperienza? Ci stiamo organizzando tramite vari gruppi in modo da offrire meglio le nostre disposizioni per questi immigrati, specialmente più per i bambini, perché queste esperienze sono un po' normali, forti per noi, sì. Ma lei aveva avuto altri precedenti, altre esperienze di interventi, di sostegno agli immigrati? No, questa qua è la prima esperienza con la nostra protezione civile di Lizzano. Sembra però che il clima sia estremamente tranquillo, pacifico. Sì, sì, ci aiutiamo l'uno con gli altri, questo è l'importante. E siamo con un altro degli immigrati sbarcati. Where do you come from? Da dove vieni? I come from Gambia. Dalla Gambia. Dal Gambia. And how old are you? Quanti anni hai? 22 anni. Today it's hot. Yes, the sun is hot. Fa caldo. As Africa, come la tua Africa. Just like Africa, yeah man. Do you like Italy? Ti piace l'Italia? Yes, I like Italy. I love Italy because Italy people they are good. Italian are generous with you. Gli italiani sono generosi, ospitali, solidali con voi. Is it true? È vero? Yes, yes, yes. Thank you. Thank you very much. Grazie molte, ringrazia di cuore. La cronaca, i carabinieri del NAS di Taranto hanno eseguito 10 misure cautelari e perquisizioni a carico di 65 indagati nell'ambito di un'inchiesta sull'uso di anabolizzanti e doping all'interno delle palestre del Brindisino e del Tarantino in cui si preparano bodybuilder. L'indagine è stata coordinata dal PM Milto Stefano De Nozza della Procura di Brindisi. Sono in corso ancora perquisizioni e sequestri. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla vendita illegale di farmaci, ricettazione e in alcuni casi anche esercizio abusivo della professione per un finto medico, dietisti e farmacisti improvvisati. Le indagini sono partite nel 2011 e sono andate avanti fino al 2013. Nella mole di intercettazioni e di attività di riscontro è finito anche un bodybuilder morto a 33 anni a Taranto per infarto.
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Rio presiederà domani pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice sulla delicata vicenda Ilva da Confindustria e dalla FIM CISL. Appello al governo e ad intervenire. Domani pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi è previsto un incontro sulla delicata e complessa situazione in cui versa lo stabilimento siderurgico ionico. Al tavolo per il governo siederà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio. Al vertice prenderanno parte il sindaco di Taranto Ezio Stefano, l'onorevole Michele Pelillo e il segretario regionale del PD, Michele Emiliano. Il governo dovrà fornire garanzie indispensabili per l'operato del neocommissario Ilva Piero Gnudi, ossia la possibilità di attuare il piano ambientale per cui servono 1,8 miliardi di euro. Nelle ultime ore Confindustria Taranto ha lanciato un appello al governo. Enzo Cesario, numero uno degli industriali, rimarca: occorre un provvedimento di legge che sblocchi le risorse che servono per proseguire i processi di risanamento e allo stesso tempo consentire alla fabbrica di continuare a produrre per ripristinare tutti i circuiti bruscamente interrotti e far ripartire un'economia inceppata. Occorre un provvedimento di legge che sblocchi le risorse che servono per proseguire i processi di risanamento e allo stesso tempo consentire alla fabbrica di continuare a produrre per ripristinare tutti i circuiti bruscamente interrotti e far ripartire un'economia inceppata. Occorre, almeno nelle more di un eventuale provvedimento di questo genere, attivare un finanziamento ponte con le banche per cominciare a fornire una prima exit strategy, probabilmente ancora insufficiente, ma comunque alternativa alla condizione di impasse che attualmente registriamo. Il rischio è sempre più tangibile, vanificare quanto finora è stato fatto e tornare esattamente alla condizione in cui eravamo a luglio 2012, conclude Cesario. La FIM CISL, per voce di Mimmo Panarelli, segretario generale di Taranto, si dichiara ancora una volta dell'avviso che solo rispettando i tempi dell'applicazione dell'AIA sarà possibile salvaguardare il futuro dell'acciaio in Italia, nonché i livelli occupazionali. A proposito di AIA, dice Panarelli, che nessuno si faccia affascinare dall'idea di apportare modifiche, di alleggerimento all'esistente autorizzazione integrata, quella certa dalla quale nessuno deve prendere le distanze, perché convinti che questa AIA rimanga il punto fermo per una corretta ambientalizzazione. Entro 15 giorni arriverà la documentazione aggiornata sul progetto Tempa Rossa, lo ha assicurato l'ENI ai democratici ionici che oggi hanno tenuto una conferenza stampa per esporre le loro proposte. I dirigenti dell'ENI hanno assicurato che entro 15 giorni arriverà documentazione aggiornata sul progetto Tempa Rossa. Ci sarebbero delle novità per quanto riguarda il problema del rischio di incidente rilevante, e quello della sicurezza era un problema che i democratici avevano già sollevato. Ad oggi voi chiedete comunque più garanzia. Ma io vorrei chiarire una cosa, la nostra posizione sul progetto Tempa Rossa non è cambiata. Se il progetto Tempa Rossa è uguale, identico a quello di un po' di tempo fa, quello che ci è stato prospettato, noi siamo contrari, l'abbiamo detto sulle nostre posizioni diverse volte con gli ordini del giorno votati in Consiglio Comunale. Ora c'è una novità io non la vedo ancora nella sostanza, perché devono esserci ancora prospettate le novità. Quindi adesso pare che ci siano delle novità rispetto alla questione della sicurezza su questo progetto e soprattutto rispetto alle compensazioni, perché il primo piano, quello che ci fu prospettato, non ci soddisfava affatto, sia del piano della sicurezza che sul piano delle compensazioni ci sembravano assolutamente irricevibili per una città come la nostra. Una città, la nostra, abituata purtroppo nel passato troppo spesso ad essere sudditi delle grandi aziende, siano esse privati o statali. Adesso questo verso è cambiato, questa città va rispettata, devono capirlo tutti, e se l'ENI è disposta a discutere con noi, a discutere con la città, con l'amministrazione comunale, a cambiare la sua proposta, noi siamo disponibili a ragionare. Sentiamo allora la proposta del PD. È una proposta che innanzitutto il rischio, vedete, questa innanzitutto il ciclo dell'estrazione, noi consideriamo che non debba essere limitato solo in Basilicata. Il ciclo dell'estrazione inizia in Basilicata, finisce al terminal di Taranto, quindi noi andiamo considerati come i lucani per il rischio che ce ne assumiamo innanzitutto. Poi dobbiamo parlare su tutto il resto. Ci accogliamo probabilmente un rischio grande, la nostra rada sarà affollata da petroliere, dobbiamo capire, devono darci le garanzie affinché tutto si possa fare nel migliore dei modi.
Torniamo alla cronaca a Manduria. Nell'ambito della prosecuzione di un'attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e quelli del Reparto Operativo di Taranto hanno eseguito l'ispezione di diversi ettari di terreno di proprietà di una società operante nel settore del ciclo del cemento, procedendo al successivo sequestro di gran parte degli stessi, in quanto a seguito di prolungata attività di verifica e ricognizione dei siti sino alla profondità di circa 2 metri sono stati rinvenuti i materiali ritenuti dai carabinieri rifiuti abbancati illecitamente. L'attività di escavazione, che in alcuni casi è stata effettuata su aree che erano state sopraelevate di circa 2 metri sull'originario piano di campagna mediante abbancamento di rifiuti, era stata preventivamente autorizzata dal dottor Giuseppe De Nozza della Procura della Repubblica di Brindisi, pubblico ministero titolare del fascicolo. Le ipotesi di reato per cui si procede allo stato attuale delle investigazioni sono l'esercizio di discarica abusiva, la gestione illecita dei rifiuti e il getto pericoloso di cose. Ingente il valore complessivo dei beni sequestrati, le indagini sono ancora in corso e sono state svolte congiuntamente dal Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e dai carabinieri del Reparto Operativo di Taranto. Voltiamo pagina da Conversano a Taranto, dalle ciliegie alle cozze. La regione Puglia ha promosso l'iniziativa Taste and Bike. Ecco il bilancio. Sempre più persone scelgono di viaggiare in bici per avvicinare in modo sostenibile luoghi e culture, per scoprire al meglio le bellezze di ogni territorio, conciliando l'amore per la natura con la passione per le tradizioni enogastronomiche. Il cicloturismo è un fenomeno che, nonostante la crisi, continua a crescere, cresce anche e soprattutto in Puglia, dove per convincere i vacanzieri delle due ruote è stata realizzata un'iniziativa denominata Puglia Test and Bike. Giornalisti ed addetti ai lavori, nella prima decade di giugno, hanno dato il via all'iniziativa inaugurando il percorso delle ciliegie del mare, che ha interessato l'agro di Conversano e il Tarantino, privilegiando i luoghi di produzione delle ciliegie ferrovia e il mare nei pressi della città di Taranto, famosa per la produzione di cozze. Sì, lo si fa con un mezzo di trasporto che ha 3 fattori fondamentali. Uno è quello di tutelare l'ambiente, 2 è quello di tutelare il portafoglio, perché comunque non si consuma carburante, 3 è quello di permettere ai nostri turisti di visitare questi luoghi meravigliosi con calma. Forse dovremmo farlo in tante altre occasioni, fermarci un attimo e ragionare un po' di più, perché la fretta fa sempre fili ciechi. Ma detto questo, tramite la bicicletta, che poi è un turismo che sta avendo un grandissimo successo soprattutto in altri paesi, dobbiamo cercare invece noi di intensificare questo modo di fare turismo, e lo facciamo partendo oggi in questa zona quale quella di Conversano, dove si produce le ciliegie. Lo facciamo legando la passeggiata alla produzione del momento. Abbiamo voluto realizzare questo educational tour con i giornalisti con l'idea di consentire loro un'osservazione della nostra Puglia da un punto di vista squisitamente agricolo, quindi utilizzando un mezzo sul quale la regione sta facendo una politica importante sulla sostenibilità, quindi dei mezzi di trasporto, quindi la bicicletta, che riesce tra l'altro a coniugare anche un tempo più lento che consente di apprezzare il territorio, e enfatizzando il concetto del ruolo dell'agricoltura sul paesaggio e sulle culture enogastronomiche di un determinato territorio. E sui dati della raccolta referenziata, l'AMIO ha risposto a Legambiente: l'azienda implementerà la raccolta per non incorrere nelle maglie della ecotassa. L'AMIO risponde alle osservazioni di Legambiente sulle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti. Il raggiungimento di una percentuale dignitosa è il primo degli obiettivi che l'azienda si è posta a breve termine. Per questo motivo le osservazioni compiute da Legambiente, dice l'azienda, non colgono impreparati AMIO e permettono di rendere pubblica una serie di attività avviata nelle ultime settimane. L'AMIO sta potenziando i servizi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti e lo sta facendo seguendo una precisa strategia che tenga conto delle simulazioni basate sulle analisi merceologiche dei rifiuti indifferenziati raccolti. Insomma, il raggiungimento della percentuale necessaria ad evitare l'ecotassa è un traguardo abbordabile. Il primo intervento è stato l'avvio della raccolta degli imballaggi di cartone nelle utenze non domestiche delle principali vie commerciali della città.
un vero e proprio porta a porta che sostituisce la precedente metodologia di raccolta. Fondamentale, come anche ricordato da Legambiente, il coinvolgimento delle grosse utenze nel miglioramento delle percentuali di differenziata. Ecco perché l'azienda ha stretto accordi operativi con la grande distribuzione organizzata e con gli enti militari presenti sul territorio. Sta per essere avviata la raccolta dell'organica nello Shan e nelle strutture della Marina, dell'Aeronautica. In queste ultime ore saranno raccolti anche imballaggi e potature. La raccolta dell'organico invece è già attiva nel centro commerciale Ipercoop. Il coinvolgimento dei cittadini inoltre sarà prezioso e reso possibile dal potenziamento della raccolta differenziata nelle zone comprese tra il Ponte Girevole e Viale Magna Grecia e nei lidi presenti sul litorale cittadino e dell'isola amministrativa. In città arriveranno circa nuovi 300 cassonetti e ogni lido avrà la sua dotazione di contenitori dedicati. Il concorso di tutte queste attività darà un notevole impulso alla percentuale di raccolta differenziata. Attualmente il dato è relativo al maggio e al 13,12%, dato che sarà possibile visionare sul sito www.amiutaranto.it, scorporato nelle percentuali riferite alle singole macro aree di raccolta. Far crescere la percentuale di raccolta differenziata nella città di Taranto resta un obiettivo prioritario per l'azienda, raggiungibile solo con l'irrinunciabile contributo degli utenti. Il GAL Terre del Primitivo ha tenuto ieri sera un'interessante iniziativa a Manduria sulla viticoltura. Sentiamo. Il GAL Terre del Primitivo di Manduria ha presentato l'ultimo volume del professor Mario Fregoni dal titolo Viticoltura di qualità. L'autore Mario Fregoni ha parlato della valorizzazione e della tutela del patrimonio viticolo e dell'evoluzione della viticoltura mondiale. La viticoltura di questa zona è cambiata, ma ci sono ancora dei problemi da affrontare, sia a livello di denominazione di origine, di cui parlerò, e bisognerebbe ristrutturare, secondo me, questo sistema delle denominazioni di origine, oltre che la DOCG, anche portare qui il concetto dei cru, come si fa in Francia. E a livello di viticoltura, il vitigno è famoso in tutto il mondo, si coltiva anche nei paesi dell'est, io l'ho trovato con nomi diversi, Vranach, Plavachmali, eccetera. In America era lo Zinfandel, però anche questo vitigno, che pure è un grande, ha i suoi problemi che andrebbero affrontati con delle ricerche. Il sistema di allevamento, che ormai sta per essere quasi tutto messo a spalliera per la meccanizzazione, ha dei pro e dei contro. Insomma, stiamo perdendo in sostanza l'alberello classico di origine greca, che aveva una quantità di legno vecchio molto elevata, e dal legno vecchio nasce il buon vino, nasce il grande vino. Il nostro compito è quello di promuovere il territorio insieme al prodotto, e quindi cerchiamo di abbinare le due cose. Questa sera stiamo realizzando questo incontro perché il professore Fregoni è un esperto mondiale di agricoltura, e quindi ci fa piacere ospitarlo, ma è una delle tantissime attività che svolgiamo ogni giorno proprio con lo scopo di migliorare il territorio e di portarlo avanti. Lo studio della chimica spesso viene vissuto dagli studenti come materia noiosa. Il progetto Profumatamente, promosso dall'Istituto Professionale Cabrini di Taranto, ha però permesso ai ragazzi di superare questo limite. Il servizio. Si è concluso presso l'Istituto Professionale di Stato Cabrini il progetto Profumatamente, che ha visto nel corso dell'anno gli alunni delle seconde classi preparare prodotti cosmetici attraverso le varie fasi di lavorazione, dalla formulazione alla produzione, al confezionamento, al marketing. Lo studio della chimica spesso viene vissuto dagli allievi come una noiosa acquisizione mnemonica di concetti apparentemente slegati dalla realtà, mentre la realizzazione pratica di un prodotto, nel caso specifico di un cosmetico, ha permesso di superare questo limite, accrescendo notevolmente la motivazione allo studio della disciplina. Si è voluto privilegiare questo tipo di progetto per una semplice motivazione, per valorizzare tutti gli indirizzi della nostra scuola, perché questo progetto praticamente parte da un discorso proprio attraverso che cosa? Varie fasi di lavorazione, di produzione, e quindi poi per portarlo anche al marketing, all'immagine, e mi sono avvalsa dei docenti dei vari indirizzi. Infatti la professoressa
Scarvera ha curato appunto il laboratorio proprio di chimica, per cui la produzione di queste creme naturali, naturalmente con essenze, in questo caso di rose. L'anno scorso per esempio produssero invece l'essenza degli agrumi. Quest'anno mi hanno fatto sentire gelsomini e rose, io ho preferito le rose, infatti mi sono vestita non a caso di rosa. Niente, poi il professor Bianco ha curato l'aspetto grafico, per cui le varie etichette, le varie locandine. Il professore invece di audiovisivo ha prodotto un filmato, il servizio aziendale, insomma, hanno prodotto il marketing. Diciamo che sono vari laboratori interagenti, tutti in funzione del prodotto finale. Termina qui questa edizione del nostro giornale, non ci sono ulteriori novità di cronaca, vi ricordo a seguire la nostra pagina sportiva. Grazie per averci seguito, arrivederci.